Quel VR l'hanno provato due pro e hanno detto che è una bestia. Vabbè, sapete che a me di quello che dicono i pro, con tutto il rispetto per chiunque lo abbia provato, non me ne frega un cazzo. I giocatori li provo io, poi. Anche perché per me i pro hanno dei, spesso e volentieri hanno dei parametri di giudizio troppo estremi. Quindi. E soprattutto spesso sono giudizi influenzati dalla bontà delle loro mani. Quindi a volte fanno diventare fenomeni anche giocatori che magari. Allora, tutto pronto, inviamo questo Patrizio Vieira e lo proviamo per la scienza. Il buon Francone si sacrifica, tra virgolette, ma non è assolutamente un sacrificio. Badabom, 40 gettoni. Ed ecco il risultato. Patrick Vieira. Prego. Allora, vediamo sto Messi, dai. Su Messi, quelle 1R1 vola. Signori. Sprint boost. Boom! Aia, corre, corre sto Messi. Vediamo qui. Boom! Beh, sprint boost. Allora, molto bene L1 più corsa. Molto bene nello stretto. Io purtroppo non sono specialista di queste punizioni. Mo' c'ha tira Nakatoso, to'. Ma come ha fatto a parare? Eccolo qua. Per me questo nella parte centrale del campo. No? Guarda questo che mi manda raddoppio contro raddoppio. Ma smettila. Print boost. Va via. Tiro un po' me. Ma non se. Lunch. Beh, i passaggi molto bene. Boom! Sì, lo vedete, questo se sprint boosta una bellezza, però. Ovviamente è leggerino, però in accelerazione nello stretto tanta. Mi scrolli questo del raddoppio dai coglioni. Come si è aggirato qua. E subito, Patrizio, ci mette la gamba. Una delle due, sia ben chiaro, non si alludeva a nulla. Vabbè. Palla al piede, il solito Vieira. Niente. Allora, no, io è gigantesco in game chi lui era. Io no, continuo a non capire perché Vieira è così più grosso di tutti. Anche di quelli a parità di altezza. In game è sempre il più grosso, incredibile. Questo proprio è il CDC questo Vieira. Guarda là, io tenevo Virgil. Si è selezionato da solo. Guarda, guarda qua. Fa tutto da solo. È full automatico. Ancora. Io non lo sto switchando, si switcha da solo. Ma vi dirò, è pure veloce nel dritto per dritto, palla al piede, ovviamente solo dritto per dritto, perché.
Aio, io ma stavo leggendo la chat, Chiluvierà ha recuperato da solo la palla. Patrizio, la butta dentro. Vediamo palla al piede quanto corre. Vabbè, questo è pure PS4, Camille Lengti. Per cui dritto per dritto. Recap di questo Messi che abbiamo provato grazie a DaDV, Scuola Foot Universe. Allora, me l'avete chiesto in tanti, mi rendo conto che è passato qualche giorno rispetto alla sua uscita. Sapete, sono stato a Milano per la Games Week, questo è il motivo del ritardo. Allora, abbiamo provato ovviamente tante partite, sia su Next che su Old Gen, un bel po' di partite. Next Gen, giocatore con una agilità eccezionale, con una grandissima agilità nello stretto. D'altra parte stiamo parlando di uno che ha 98 d'agilità, 97 di equilibrio, 90 di reattività, quindi imprendibile con L1 R1. Se dovessimo fare il paragone in game, non parlo delle stats che stanno scritte qua, in game anche Messi base si comporta allo stesso modo, questo un pochettino di più. Qui sicuramente si sente una maggiore rapidità, sia in accelerazione che a campo aperto, anche se sul next gen un giocatore del genere non va via d'ignoranza a campo aperto, quindi va via relativamente. Sicuramente più del Messi base, quindi velocità meglio, agilità siamo lì. Arriviamo alle note dolenti. Allora, per quanto riguarda pure i passaggi sono inferiori a Messi base, ma comunque se la cava benissimo. Il problema di questa carta, secondo me, è il tiro, ma anche stazza la mano. Il tiro, questo Messi passa da un 90 di finalizzazione ad un 82, da un 86 di potenza tiro a un 80, da un 91 di tiri dalla distanza ad un 83. Quindi capite che la finalizzazione è molto nerfata, seppur cioè il suo lo fa tipo su 10 occasioni ne butta dentro 6, mentre Messi base probabilmente tutte. Quindi che cosa vi ritrovate su Next Gen? Un Messi leggermente più veloce e con più stamina. Questo può aiutare tutti coloro che utilizzano Messi nel 4-3-2-1, ad esempio, come terzo centrocampista per spammare i filtranti, i lanci, perché comunque rende un botto con i passaggi. Non è un giocatore che io utilizzerei COC, utilizzerei più Messi base, onestamente, COC rispetto a questo, perché c'ha molta più finalizzazione, tiri dalla distanza, eccetera. Su Old Gen ha un ottimo sprint boost, si sente di più L1 più corsa, lo sprint boost molto di più, si sente proprio che la frustata, no? Tipica di questi giocatori con tanta accelerazione e rapidità. A campo aperto va via abbastanza bene, ovviamente non vi dovete mai far affiancare dai vari walker, eccetera, perché ve lo spostano e ve lo fanno volare. Ma sicuramente è un giocatore che vi può dare più soddisfazioni anche messo come COS, come COD, da lanciare, da sprint boostare. Per il resto mantiene le stesse identiche caratteristiche. Buoni, ottimi passaggi, finalizzazione un po' meh. Per cui, secondo me, alla fine della fiera, ad oggi, onestamente, è mezzo milione che io eviterei di spendere per un Messi con un po' più di stamina e con un po' più di velocità, ma con in meno i passaggi e i tiri di Messi. Anche perché stiamo parlando di un giocatore che ha 82 di stamina, quindi non è che dici c'ha 99 e lo lasci in campo tutta la partita. Quindi non lo consiglio. Come stile intesa, un cacciatore su entrambe le console per andare a boostare al massimo la velocità e la finalizzazione, e come voto gli do un 7 più su Old Gen e un 7 meno su Next Gen. È un giocatore molto valido, per me non è un game changer e soprattutto non è worth al prezzo attuale di mezzo milione quando potete prendere le altre versioni. Recap di questo video che abbiamo provato. Mi rendo conto che tanti di voi,
si stiano interrogando su cosa fare con gli swap, se conviene fare Vieira con 40 swap, ci vuole un bel po', oppure mi pare con 35, confermate dalla regia magari il pick icon. Beh, vi dico, il pick ne ho aperti diversi, solo in uno c'è stata una bella sculata ed è stato Eusebio, gli altri, mediamente se ti va benino trovi Petit, se no lo prendi in quel posto. Invece con Vieira avete delle certezze. Che tipo di certezze? Che vi andate a sbloccare il solito Vieira stra OP, CDC assoluto, body type devastante, clamoroso. Sembra anche più alto di 1,92 m. A centrocampo è full automatico, aggredisce, intercetta, diciamo quella lettura difensiva 84 che è buona, ma magari c'è qualcuno che ha di più. Viene ampiamente compensata da il 93 di intercettazione, il 92 di aggressività e così via. Quindi è full automatico. Palla al piede, ovviamente, con quel 73 di agilità, 69 di equilibrio, è un tronco. Però se tirate dritto per dritto è anche veloce. Kist è un giocatore da piazzare davanti alla TV. È uno dei pochi che vi può fare il CDC singolo. Ok, perché è in grado di chiudere linee di passaggio impensabili per altri CDC, perché si allunga la coscia, arriva ovunque. Signore, non c'è tanto altro da dire. Con i passaggi se la cava anche molto bene. Contrariamente a quello che si è sempre detto e pensato di Vieira, è vero che se non si sta girati bene fatica un po', però i passaggi sono ottimi. Ovviamente, no? Se fate dei passaggi col sinistro e state girati col corpo, arrivederci. Straveloce, L2, R2, niente da dire, Vayu equivale al momento in game ad un Vieira Prime Moment degli altri anni. Per cui averlo gratis è tanta roba. Niente da dire, penso che sia al momento il miglior CDC. Alla domanda lui o Yaya Touré, non scherzare, come CDC lui è estremamente più automatico di Yaya Touré. Fa molte cose più automaticamente, difensivamente. No, Yaya Touré è un 4-4, palla al piede è nata cosa, seppur tronco, però palla al piede ti apre un mondo Yaya Touré che lui non ti ha. Ma come CDC puro, Yaya Touré è più completo, diciamo così, come CDC puro lui è superiore. Quindi ve lo consiglio, evitatelo se vi serve ad esempio un CC in un rombo. Io lo eviterei personalmente anche come CC in un 4-4-2, lì preferisco giocatori che fanno la doppia fase a lui, ma nel caso di CDC ve lo straconsiglio, sono swap ben spesi senza stare lì a buttare in pick eccetera eccetera. Come voto io a questo Vieira gli do un 9, come stile intesa consigliato ombra. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo play di quello che è stato buono, alla prossima.